Ciao a tutti da Student TG. 6 vittorie consecutive e punteggio pieno. È questo il bilancio all'avvenire della settima giornata di campionato per la Quattro Torri Pallavolo Ferrara, che si prepara ad affrontare oggi, domenica 19 novembre, la seconda in classifica, The Begin Volley Ancona. Un match insidioso ma sicuramente da non perdere, che vede affrontarsi le due formazioni con il posizionamento più alto. Ancona si presenta al Palasport di Ferrara reduce da una sconfitta, mentre Ferrara ha sulle spalle un cappotto di 6 trionfi. Pronti per il confronto fra le Quattro Torri Pallavolo Ferrara e The Begin Volley Ancona. Buona partita a tutti. È una partita importante per la parte alta della classifica, due squadre molto attrezzate e ci sarà secondo me da lottare, perché loro vengono da una sconfitta casalinga contro Castelferretti, che avranno sicuramente già archiviato e avranno la testa alla partita di oggi. Noi ci siamo preparati bene durante tutta la settimana, quindi speriamo anche che ci sia un buono spettacolo per chi viene a vederla. Insomma. Speriamo anche noi, grazie mille. La partita delle partite. Non sapevo che fosse definita così. Ma allora, la Ferrara è una squadra sicuramente forte, l'ho dimostrato non perdendo ancora una partita, quindi sicuramente non ha bisogno di presentazioni. E noi, al contrario, abbiamo faticato un pochino in qualche occasione, siamo anche noi una buona squadra per la categoria e per il girone, quindi noi speriamo sia una bella partita, perché vuol dire che terremo testa alla prima della classe, quindi ci auguriamo che venga fuori una partita combattuta. Perfetto, grazie mille. Un commento su questo primo set? Ma come immaginavamo, una partita difficile, loro sono un avversario forte, sicuramente tra le prime squadre del campionato. Ci è andata bene, la differenza l'hanno fatta a 3, loro errori, questo ci ha permesso di chiudere il set, ma sarà una partita ancora lunga sicuramente. Grazie mille. Come prevedibile, ce la stiamo giocando punto a punto e questa volta due errori nostri hanno fatto la differenza, quindi penso che sarà una partita che fino alla fine andrà avanti su degli equilibri come adesso, e uno o due errori dopo il 20 saranno quelli che faranno la differenza. Per questo terzo set? Siamo calati, loro continuano a tenere il ritmo dei primi due, noi siamo un po' calati e quindi l'abbiamo pagata. Speriamo di riuscire in questo quarto a riprenderci per rimettere la partita in gioco. Bene così, siamo riusciti a vincere, secondo me è giusto, per come hanno giocato tutte e due le squadre, è un ottimo livello, è giusto che si vada al quinto, e quindi adesso ce la giochiamo e vinca il migliore.
Allora, cosa ne pensa di questo finale di partita e di questa partita delle partite? Ma allora, come preannunciato, è stata una partita tirata punto a punto, con siamo usciti sconfitti 3-2, però è un punticino per noi importante quello che abbiamo fatto, perché pur non avendo disputato una partita, una prestazione buona, abbiamo comunque giocato con i nostri ritmi contro una squadra che ha una regolarità molto buona, quindi mi aspetto che nella seconda parte del campionato arrivi nei primi posti, quindi siamo stati bravi nonostante probabilmente non abbiamo espresso quello che è il nostro gioco migliore. Perfetto, grazie mille per il commento. Purtroppo abbiamo perso, bravi loro, è stata una bella partita, ce la siamo giocata, diciamo che vabbè, niente, è andata così, lo sapevamo, era una partita difficile, ma comunque abbiamo lottato fino all'ultimo punto. È stata una gran bella partita, merito del Ferrara che ha mantenuto le promesse, era una bella squadra, ce l'aspettavamo così, una squadra che sbaglia pochissimo o quasi mai, e ci siamo meritati tutto noi e loro non ci hanno regalato niente. Il problema, che non è un problema, è la svolta della partita, è stato il secondo set, dove nonostante i nostri 13 errori punto, e su 26 a 24, 13 errori punto sono una cosa enorme. Cioè aver vinto un set così, 26 a 24, dando 13 punti a Ferrara, vuol dire che abbiamo comandato sempre noi il gioco. L'abbiamo comandato noi, a parte il primo set in cui Ferrara non ha sbagliato niente e noi non abbiamo fatto quello che sappiamo fare. Senza nulla togliere a Ferrara, noi abbiamo fatto una gran bella partita, loro sono calati secondo me come intensità di gioco, come costruzione, e noi forse ne abbiamo approfittato, però è stata una gran bella partita, in bocca al lupo a Ferrara e in bocca al lupo a noi. Perfetto, grazie mille, buona serata. Arrivederci. Siamo qui al Palasport al termine della partita tra Quattro Torri, Ferrara e Beghin Ancona. È stata una partita molto intensa, molto combattuta, però purtroppo la Quattro Torri non ce l'ha fatta ed è stata sconfitta per 3-2 dagli ospiti. E, dal Palasport qui è tutto. Buona serata. Campionato per la Quattro Torri affrontarsi le due formazioni con il domenica per la Quattro Torri. Raga, io ve lo giuro, non c'è così. No! Che maledetto! E la Como El Papu.